Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vediamo come aumentare gli FPS su Fortnite. Premessa, io su questo PC non ho installato il gioco, ma vi farò vedere comunque i passaggi con degli esempi. Comunque, iniziamo subito. Come sempre dovrete cliccare sul link che vi lascio in descrizione sotto questo video, attendere 5 secondi e poi cliccare in alto su Skip. A quel punto vi porta sul sito di Mega, dove voi semplicemente cliccherete su scarica e a quel punto ragazzi ci scaricherà un pacchetto che noi ovviamente dobbiamo estrarre. Una volta estratto, apriamo la cartella e all'interno troveremo altre 4 cartelle. Noi ovviamente dobbiamo iniziare dalla numero 1. Il primo file che vediamo serve più che altro a migliorare la connessione ad internet e quindi a ridurre il lag per quanto riguarda il ping alto per poterci permettere di giocare al meglio possibile. Ovviamente, prima di aprire tutti i file, io vi consiglio sempre di creare un punto di ripristino. Questo perché se poi avete dei problemi, potete tranquillamente ritornare al punto iniziale, quando ancora non avevate aperto i file. Come ogni video che si rispetti, vi mostro come si fa. Si va in basso sulla lente di ingrandimento o sullo start e si cerca la frase crea un punto di ripristino. A quel punto ovviamente lo aprite, selezionate il vostro disco, cliccate su crea, date un nome a questo punto di ripristino, ad esempio backup, e una volta fatto qui apparirà un caricamento che durerà all'incirca 2 minuti. E alla fine cosa bisogna fare se doveste avere dei problemi? Si ritorna qui dentro, ma stavolta si clicca su ripristino configurazione di sistema. A questo punto cliccate su avanti, selezionate il punto che avevate creato, cliccate su avanti e infine dovrete cliccare su fine. Verrà riavviato il computer in cui resetterà le impostazioni del vostro PC quando ancora non avevate aperto i file e di conseguenza risolve il vostro problema, sempre ovviamente se doveste averli. In caso contrario questa procedura non serve. Quindi avviamo il file Fortnite Connection come amministratore, aspettate qualche secondo, al termine dobbiamo premere un tasto qualsiasi per uscire. Il file che vediamo qui in basso e che si chiama Revert serve ad annullare le modifiche che ha fatto questo script in alto, quindi nel caso doveste avere problemi con la connessione, ovviamente dopo aver eseguito questo file, avviando Revert come amministratore, le impostazioni che avevate prima sulla vostra connessione verranno resettate nello stesso modo che avevate prima. Torniamo indietro e apriamo la cartella numero 2. Apriamo il documento di testo e copiamo questo codice. Adesso apriamo Epic Games Launcher, dove ovviamente abbiamo Fortnite, cosa che io non ho, ma in qualche modo vi faccio capire dove va inserito. Poi ragazzi, una volta aperto, dobbiamo andare sul nostro account, qui a destra e andare nelle impostazioni. In basso dovremmo trovare scritto Fortnite, cosa che io non ho. In quel caso dovrete allargare il menu, quindi aprirlo. A me non appare perché ovviamente, come vi dicevo, non ho installato su questo PC Fortnite. Comunque a voi dovrebbe esserci scritto Fortnite. Una volta aperto quindi quel menu, trovate scritto una roba tipo comandi aggiuntivi, con al di sotto una riga di comando. Voi dovete andare alla fine di tutta questa riga di comando, dare uno spazio e incollare esattamente questo che abbiamo appena copiato. Una volta fatto, salvate e chiudete. Il salvataggio dovrebbe essere automatico. Ritorniamo indietro sulla cartella Filter Case, in cui andremo a cambiare queste impostazioni. Su Ignore Under cancelliamo 1000 e impostiamo 0. Su Repeat Delay inseriamo 150 e su Repeat Rate inseriamo 25. Togliamo tutte le spunte che si trovano qui a destra, lasciando solamente Available e On. Una volta fatto questo, clicchiamo su OK. E in pratica, ragazzi, quello che abbiamo appena fatto serve per ridurre il ritardo in generale, quindi il ritardo di click, il ritardo di qualunque tipo di azione e il lag in generale.
infine torniamo indietro e apriamo l'ultima cartella, dove dobbiamo semplicemente fare due clic su questo file. Poi clicchiamo su sì e su ok. Fatto questo, il pacchetto e la cartella non ci servono più. Possiamo giocare e testare le nuove modifiche. In caso di problemi, ovviamente potete utilizzare il punto di ripristino che abbiamo creato precedentemente. E fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.